Pronti, per favore, via. Aspetta, ci sono i pittori, un momento. Senti, parliamoci chiaro, la gente è assolutamente convinta che un personaggio di successo sia un individuo a cui riesce tutto facile, sempre contento, sorridente, felicissimo, che ha dei rapporti straordinari, eccetera, che guadagna un sacco di soldi. Tu leggi sui giornali, non so, 300 milioni di film, 600 milioni di film, cose pazzesche. Invece non è vero, no? Non è vero assolutamente. Per me la felicità è dormire 8 ore a notte nel mio letto, svegliarmi la mattina con mia madre che mi porta il caffè e andare al cinema la sera alle 10, 10 e mezzo con i miei amici. E, non so, per esempio quando piove, guardare la pioggia attraverso i vetri della finestra, sempre nella tua casa, con la tua famiglia, le tue cose, i tuoi oggetti cari. E invece io non dormo quasi mai, sono sempre in macchina e quando piove sono dentro la mia macchina, così con il terrore che succeda qualche cosa, sono su un'autostrada e sto andando, non so, un paese qualunque, magari distante 400 km dall'ultimo paese dove sono stata a cantare, a fare una serata. E devo essere sempre in forma, sempre brava, sempre bella, oddio bella, quanto mi è possibile, sorridente, e con la voce sempre a posto. E magari se ho la bronchite rischio di trovare 3.000 persone inferocite che hanno... Protestano. Protestano, sì, perché non sono perfettamente a posto. Senti, conoscendoti, io ho la sensazione che la tua modernità sia dovuta al fatto che sei una persona che ti porti dietro questa angoscia. Cioè tu sei un personaggio, infatti nelle tue canzoni mi pare, non canti l'amore, canti la solitudine. Cioè sì, la mia solitudine. La solitudine che canto nelle mie canzoni, sì. Può derivare, può anche essere un fatto atavico, dalle mie origini di donna del sud, le mie situazioni familiari, infantili, non lo so. Comunque oggi mi sento molto sola perché non ho più amici. Cioè il mio telefono suona soltanto per questioni di lavoro, sono sempre persone coinvolte nel mio lavoro che mi chiamano, ma i miei amici, quelli di una volta, quelli che mi telefonavano così con semplicità, con tenerezza, per stare un po' insieme a me, quelli non mi chiamano più. Cioè praticamente con questo lavoro ti trovi a conoscere tanta gente, ma sono con tutte conoscenze superficiali che non hai mai il tempo di approfondire, perché oggi sei in un posto, domani sei in un altro. E anche l'amore, che in fondo è il mio dramma, è la stessa cosa. Cioè ti ritrovi a un certo punto a dover per forza fare una scelta. E allora c'è un fondo di egoismo in tutto questo. E decido che la cosa più ovvia in fondo è rinunciare all'amore. Per cui non rinuncio al mio lavoro e a tutte le altre cose. Però dopo un po' mi accorgo che quello che pensavo che era la cosa più normale, in fondo è la cosa più sbagliata. Viviamo in un'epoca di miti, di creazione del mito, di distruzione del mito, di ricerca del simbolo, di distruzione del simbolo. Questo, per esempio, che vedi qui è il mito del divertimento, no? È la stessa cosa. Questo per parlare della televisione, che secondo me è uno dei miti contemporanei più potenti, perché è di diffusione enorme. Naturalmente per il non tecnico la televisione è un fatto così irrazionale, no? Il mito è favola, è irrazionale, quindi la televisione per lui rappresenta la favola, il mito. Questa cassettina così anonima, eccetera, se tu schiacci un pulsante, paf, tac, si accende, immagini. L'immagine è un fatto traumatico. Io d'altra parte, è un po' come gli uomini primitivi, secondo me, sai, quando hanno scoperto il fuoco la prima volta, la stessa cosa, la stessa emozione. Io mi ricordo a 11 anni, nel 54, la prima volta che ho visto la televisione, è stato sconvolgente. Tu, secondo me, sei un simbolo, rappresenti un po' quella che è l'inquietudine dei giovani d'oggi. Quindi, ma un simbolo che è strumentalizzato dall'industria, sotto pressione. No. Non credo assolutamente di essere un simbolo. Ma come ti vengono queste idee? Sì, scusa, è così. Naturalmente la differenza qual è? Che mentre una volta per costruire un mito ci voleva molto 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 più tempo e quindi anche il crepuscolo era più lento, oggi i miti vengono consumati in uno spazio proprio brevissimo di
un mattino schiaccio un bottone e è sparito. Sì, prodotti del momento che passano di moda. Ecco, pensa, non so, Rodolfo Valentino, Marilyn Monroe, James Dean, sono stati dei miti che per sopravvivere si sono autodistrutti. Oggi non è più necessario neanche questo. No, non credo. Io non ho nessuna intenzione di autodistruggermi e neanche di diventare un mito. In fondo mi limito a cantare canzoni d'amore e l'amore è un mito talmente antico, talmente vecchio che nessuno può distruggerlo. Beh, effettivamente se il pubblico mi identificasse in questo personaggio io mi ritroverei un po' a fare la figura della ricercatrice d'affetto, del naufrago che cerca di aggrapparsi a tutto. Sì, perché in fondo è un po' così, no? Tu sei una donna inquieta e quindi sei, secondo me, una persona, da quel poco che ti conosco, sempre un po' alla ricerca d'affetto, d'amore. Tu hai scelto, secondo me, una canzone di questo tipo proprio per un fatto intuitivo. E beh, poi questo non mi pare un discorso compromettente, mi sembra quello di una donna che offre il proprio affetto, il proprio amore. Sì, ma il fatto è che per tradizione è l'uomo che offre l'amore alla donna e invece qui c'è la sovversione dell'ordine naturale delle cose, per cui è la donna che offre il suo amore all'uomo. Sì. Però ti dirò che in fondo offrire il mio amore a un uomo non mi dispiace. No, solo che a questo punto interviene lo sciovinismo maschile, per cui le donne si dividono in tre categorie. Ci sono le mercanti dell'amore, che sono quelle che fanno con tutti, no? Poi ci sono invece le cretine, quelle che non capiscono niente, che vanno soltanto con gli altri e non vengono con te. E invece ci sono le rompiscatole che vengono solo, soltanto, esclusivamente con te. Una noia terribile. Ma questa è una confessione, allora sei per il femminismo? No, no, guarda, io in realtà sono per la femminilità. Morale, perché alla fine di una storia ci vuole una morale, no? Le conclusioni però non vorrei trarle io. Io ti racconto una storia invece vecchia di 500 anni, scritta da un personaggio che in realtà di morale ne aveva un po' pochina. Si chiamava François Villon. Conosco bene le mosche nel latte. Conosco dall'abito un uomo, conosco il bel tempo ed il brutto, conosco dal melo la mela. Conosco una pianta dai grumi, conosco la monotonia, chi fatica e chi no, senza un perché. Conosco tutto. Fuori che me. Conosco una giubba dal collo e il monaco dalla sottana, conosco dal servo il signore, conosco dal velo le suore. Conosco dal gergo chi bara, i pazzi nutriti di creme, e il vino dal fusto dov'è. Conosco tutto. Fuori che me. Conosco il cavallo ed il mulo, conosco carichi e somme, conosco Beatrice e Isabella, moneta che numera e somma, conosco visione e sonno, le colpe degli scapestrati. Conosco il potere di Roma, conosco tutto, fuori che me. Prence, conosco tutto, insomma. Conosco gli accesi e gli smorti, la morte che tutto consuma. Conosco tutto, fuori che me.